Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Francesco, prova a parlare un po'. Saluto gli ascoltatori, Radio Gamma 5, speriamo ancora per molto tempo, visto gli andazzi della situazione, visto i bisogni che abbiamo, e la trasmissione sarà un po' perfetto, speciale, sarà dedicata proprio alle tematiche di Radio Gamma 5. Allora, intanto... Sì, potremmo anche volendo svicolarvi le prime cose, cioè le prime due cose essenziali che sono praticamente... che hanno a che fare con noi, poi dedichiamo la trasmissione, che sono il video delle Iene dedicato sulla pedofilia, è disponibile su internet, lo trovate su MySpace, myspace.com, fate una ricerca, il video sto caricato e lì vi potete andare a vedere l'inchiesta, e merita di essere vista e merita di essere osservata. Per quanto invece si riguarda il discorso nostri, questa sera c'è il Mutto a Montegotto Terme, per chi vuole venire, pub Imbolc, via Orliana 11 alle ore 21, ecco, questo è soltanto appunto per dire due cose che riguardano, e poi passiamo alla radio, perché allora, la vita è importante della radio. Tra l'altro cominciamo col partire proprio per parlare della radio, della situazione e di questa trasmissione. Questa trasmissione, per chi piace e per chi non piace, sta andando in onda da 10 anni. Oggi, no, prossimo giovedì compiamo 10 anni di trasmissioni radiofoniche. Noi sappiamo che le tematiche che abbiamo affrontato, i modi con cui le abbiamo affrontati, le comunicazioni che abbiamo dato ai radioascoltatori sono state abbastanza pesanti. Ma è inutile che che ci nascondiamo, la vita ci pone spesso davanti a problemi pesanti, e questa radio, bene o male, ci ha dato la possibilità di porre proprio i radioascoltatori davanti a queste cose pesanti. Qualcuno ha suscitato attenzione, qualcun altro passione, qualcun altro si è arrabbiato, qualcun altro è stato irritato da quello che noi abbiamo detto. Però nessuno può dire che abbiamo mentito, nessuno può dire che abbiamo imbrogliato, nessuno può dire che abbiamo ingannato. E questo vale per ogni speaker di questa radio. Che piaccia o che non piaccia, questa radio vi ha dato tutta una serie di informazioni, tutta una serie di tesi, tutta una serie di cose che nel tempo, e io parlo per questi 10 anni che siamo stati qui in radio, sono state presenti sul territorio. Prendiamo per esempio il periodo storico leghista, no? C'è stato un momento in cui questa radio c'erano tanti leghisti che trasmettevano. Ora, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, però il fatto importante che questa radio ha presentato era che in quel momento il tema leghista nel territorio coperto da questa radio aveva una grande importanza. Poi le cose sono un po' cambiate, sono cambiate, perché quel tema ha avuto meno importanza sul territorio. Allora la radio fu importante, ho usato il termine leghista come un esempio abbastanza eclatante, ma potrei parlare anche di Bella, posso parlare di tante altre cose. È importante perché è lo specchio del territorio, cioè proprio per il fatto che questa radio è fatta di volontari, volontari spesso squattrinati, che si pagano le spese di viaggio, che perdono le giornate di lavoro, che si arrabattano in tutti i modi possibili e immaginabili, vi può dare esattamente ciò di cui avete bisogno, cioè vi può dare esattamente lo specchio di una realtà, perché gli speaker di questa radio non hanno nessun interesse monetario a vendervi cavoli per bottiglie d'olio, per cui saranno degli speaker cattivi, saranno degli speaker che vi diranno cose non buone, saranno degli speaker che metteranno delle musiche che vi staranno sulle palle, però lo fanno perché loro hanno quella passione, e se il singolo non piace, piace ad un altro, e un altro ancora. E quanti si appassionano ad alcune trasmissioni e invece ad altre le aborriscono, non gli piacciono, spengono addirittura la radio o la girano. Però quel moto dello spirito, quel moto dell'animo è suscitato da questa radio. Cioè, questa radio vi trasmette delle emozioni, e vi trasmette delle emozioni sulle quali si agisce, si reagisce, ci si adatta, si pensa, si modifica se stessi. Magari si crede delle cose o se ne credono delle altre. Però nascono sempre da speaker
che lavorano gratuitamente, che non hanno interessi economici, che non hanno il velinaro di turno che passa la velina. Mi sta sulle palle quella trasmissione, dice delle cose che mi sta... Quello è idiota, quello speaker, è stato speaker, è deficiente, quel bravo invece l'altro speaker. Quante volte è stato pensato in questi 10 anni in questo modo? Ma queste sono emozioni, queste sono tensioni emotive verso l'esterno, verso la vita. E questo vi è stato dato da questa radio, gratuitamente, senza che nessuno vi chiedesse qualcosa. Nessuno vi ha chiesto di mettervi in ginocchio, di prendere la benedizione, di versare l'obolo. Mai. O meglio, vi sono stati presentati nel corso del tempo i problemi che via via nascevano in questa radio. Le bollette da pagare, i problemi economici, problemi anche di gestione, che sono stati affrontati in maniera anche quasi eroica, diciamo. Claudio, ricordiamo, Claudio Nani, io so cosa ha fatto per questa radio, insomma, ha avuto un impegno spaventoso. Giorgio, e adesso tocca a Paolo Girotto, ad affrontare dei problemi non indifferenti, pesanti, pesantissimi. Eppure li affrontano e non hanno stipendio. Possono avere soltanto la gratitudine degli speaker che parlano per radio. Ma è una gratitudine solo personale, perché magari dopo sulle idee ci si scazza. Uno dice una cosa e un altro dice un'altra. Ma forse queste sono anche le regole della vita civile, no? Uno dice una cosa e un altro ne dice un'altra. E l'ascoltatore decide quale delle cose gli piacciono o non gli piacciono. Però, dal punto di vista personale, possiamo dire che questi non sono stati degli eroi. In fondo affrontano delle cose, chi glielo fa a loro? Mica ci guadagnano su queste cose. E voi? Chi ve lo fa ad ascoltare? Perché ascoltate queste trasmissioni? Questa cazzo di radio Gamma 5 vi mettete ad ascoltare invece di andare, non so, su Radio Padania, su Radio Maria, per esempio, che vi promette addirittura il paradiso. Cosa c'è di più del paradiso dopo la morte? Può anche spennare chiunque, tanto vi danno il paradiso. È una cosa così grande che potete anche dare denaro, dare la vostra vita. Radio Gamma 5 no. Non vi dice, non vi dà le promesse, non vi dà il futuro, vi dà un presente fatto di cose che vengono dette. Vero Francesco? Sì, ecco. Cose che vengono... Delle cose che appunto sono importanti, che dimostrano anche i comportamenti ben diversi, ben chiari. Questa è una radio che vive, come sempre, lo diciamo e continuiamo a ripeterlo, in questo momento il bisogno degli l'intervento degli ascoltatori è fondamentale. Ma questa radio, quando va a cercare i mezzi economici per sostenersi, mantenersi e proseguire, e non sono grandi mezzi economici, perché ben sapete che per chi ha ascoltato tutti gli interventi radiofonici, tutti gli spot che sono stati, non parliamo di milioni di euro o di miliardi, non parliamo di manovre finanziarie, di tagli alle pensioni, non parliamo di pensioni d'oro, non pensiamo di liquidazioni d'oro, ma cifre che per chi ha il potere sono cifre enormi. Per chi come questa radio, che ha fatto una scelta di povertà perché reputava più importante parlare di cultura, di medicine alternative, di interesse delle persone, di parlare di se stessi, di cambiare se stessi, sono cifre enormi. E anche quando c'è stato appunto bisogno di recuperare questi soldi, queste sostanze economiche così misere, perché se voi pensate cosa viene chiesto nello spot, è una cifra veramente da considerare ridicola per certe realtà. Invece per noi è importante. E quando c'è stato bisogno di questi soldi, cosa è successo, cosa è avvenuto? Semplicemente che questa radio ha detto le cose in trasmissione, le ha dette durante tutte le sue trasmissioni, ha detto cosa c'era bisogno. E domenica scorsa, che c'è stata la riunione delle persone che erano disposte a contribuire un po' di più con la radio, tenendo conto che già molte persone hanno dato, continuano a dare, continueranno a dare ancora nel futuro, bene, l'ha fatto in una maniera più trasparente, più chiara, più semplice, più popolare che era possibile. È stata fatta un'assemblea, chi voleva, chi passava per strada, chi guardava, chi osservava, chi vedeva, poteva entrare. Non c'erano cose che si venivano tenute nascoste, non c'erano cose che non venivano dette, tutti potevano discutere, non si discriminava nessuno, tutti quanti potevano essere presenti, potevano vedere. Cioè, è stato fatte cose alla luce del sole. Potete fare delle cose appunto alla luce del sole, perché questa radio è sempre stata alla luce del sole. Non ha mai avuto nulla di nascosto, non ha mai avuto trame, non ha mai avuto trucchi, non ha mai avuto inganni. Ha sempre avuto questa possibilità. Se ci sono state polemiche e contestazioni, ne è stato possibile parlare continuamente fino adesso. Allora, cosa succede? Succede appunto che
se noi vogliamo andare avanti così, perché Radio Gamma 5 potrebbe diventare una cosa diversa, potrebbe anche non esistere più. Ma quello che si sta chiedendo non è un finanziamento per fare il grande lancio in una società, di diventare una multinazionale, di diventare un colosso radiofonico, di aprirsi a chissà quali potenti mezzi. No, Radio Gamma 5 chiede dei soldi solo per rimanere con me, come sempre, per non cambiare, anche perché in realtà non cambiando cambierà moltissimo. Perché è importante, in una realtà in cui si parla soltanto che le persone sono finalizzate al lavoro, ad accumulare denaro, che esista questa radio, che purtroppo è l'unica in Italia, che ricorda che si deve discutere e si può, se c'è la volontà, se c'è il desiderio, si può discutere di altro. E soprattutto, cosa c'è? La pecca di Radio Gamma 5, la pecca di Radio Gamma 5 per gli altri, è il fatto che non viene filtrata. Cioè, nel senso che i conduttori non sono un gruppo omogeneo, non la penso tutti nella stessa maniera, vengono qui però non hanno filtri, nel senso che vengono qui ma non vengono qui per fare le baruffe, non vengono qui per fare delle baruffe finte, non vengono qui per fare spettacolo, vengono qui per dire delle cose, per discutere. E se un ascoltatore vuole dire qualcosa, ha il telefono, uno strumento fondamentale, ma anche la possibilità di venire. Quando mai voi avete potuto partecipare al consiglio di amministrazione della Fiat o della Rai? Mai. Se voi sapete che c'è l'assemblea dei conduttori, voi passate qua, nessuno vi chiederà ma tu chi sei, cosa sei venuto a fare, no, non puoi ascoltare, perché segreti non ce ne sono. E il fatto che appunto, diciamo che Radio Gamma 5 rappresenta anche un successo del concetto assembleare, cioè della gestione comunitaria, nel senso che non c'è un vertice, non c'è un gruppo ristretto che ha potere, che decide, non ci sono dei detentori di potere, ma questi detentori di potere, e vanno a ringraziare tutte le persone che in 30 anni hanno mantenuto questa possibilità di poter manifestare le proprie idee, pur dovendo affrontare situazioni appunto tecniche, amministrative, legali, burocratiche, hanno sempre fatto salvo il principio di questa radio, che è la libertà e la disponibilità. Se, per chi viene all'assemblea degli speaker, sa benissimo che uno speaker viene qua e dice io vorrei fare questo, e se c'è un buco lo si trova, lo si inserisce, ha la possibilità di farlo. Non gli si viene a chiedere ma tu di cosa vuoi parlare, come ne vuoi parlare, e soprattutto devi concordare. Qui non esistono copioni, non esistono direttive, non esistono indicazioni, non esiste, non sono prodotti politici o commerciali da spingere, non ci sono trasmissioni che devono fare audit e devono fare ascolto, ci sono trasmissioni che devono cercare di fare pensare, di pensare, di far conoscere, di dibattere. Quanti argomenti voi ascoltate su questa radio, e se voi sfogliate i giornali questi argomenti non esistono, guardate la televisione e questi non esistono. Esistono poco anche tante volte su internet, che è un grande contenitore, eppure questa radio è sempre stata, per scelta, per fortuna, per abilità, per circostanze, ma è sempre stata una radio che è stata fuori dai circuiti del potere. Quante cose questa radio vi ha anticipato? Bene, siamo arrivati a un momento che purtroppo le cose si sono sommate, le sanzioni di un comune che dà una multa a una radio che non fa inquinamento, e chi è stato qui domenica sa benissimo come è stato quantificato il contributo all'inquinamento elettromagnetico, al presunto inquinamento elettromagnetico che Radio Gamma 5 dà. La multa data a Radio Gamma 5 parlava che Radio Gamma 5 era responsabile del 60% dell'inquinamento elettromagnetico della zona. In realtà poi sappiamo che, verificato la cosa, se esiste un inquinamento elettromagnetico in due case che sono luogo di ferie, Radio Gamma 5 contribuisce col 7%, eppure la multa è arrivata a Radio Gamma 5. La misurazione è stata fatta senza intervento nostro, senza intervento di qualcuno della radio, del nostro tecnico, che è la cosa, persona più indicata per gestire questo, è stata fatta a nostra insaputa. Quando mai un'associazione come un ente come l'ARPAV avrebbe la tranquillità di andare in qualsiasi circuito radiofonico, televisivo o delle antenne del telefono e dire io misuro quello che tu fai e la mia regola e quello che io stabilisco vale? Io appunto vorrei che venissero fatte. Tutti quanti noi, basta che si spostino anche in campagna, io faccio la strada ad esempio da Marostica che viene qua a Cadone, che guardo lungo il percorso di campagna, praticamente la contarina, e vedo il numero delle antenne che sono cresciute. Quando mai queste antenne che prima non c'erano sono state, vengono verificate? Perché? Perché fanno denaro. Radio Gamma 5 non produce denaro, non produce consenso, perché una persona che ascolta Radio Gamma 5 si forma un'opinione, un concetto,
o soprattutto gli viene messo un dubbio su certe cose. Di quanti argomenti se ne sono parlati, argomenti che si possono condividere, rifiutare, però uno comincia a pensarsi, vabbè, dico, possono dire delle cose che io non condivido, però se devo trovare un'argomentazione contraria, devo impegnarmi. Non è un discorso fideistico, non è un discorso perché qualcuno me l'ha detto, io mi adeguo. Significa anche fare, pensare alle persone. D'altronde Radio Gamma 5 non ha la finalità di convertire. Non ha la finalità di fare consenso, non ha la finalità di servire qualcuno, non ha un'azienda da mantenere, non ha delle persone da indirizzare, non ha un mercato da creare. E quando una radio si mette in questa prospettiva di non voler creare mercato, di non voler creare condizionamento e di non mettersi al servizio di qualcuno, sicuramente è una radio che dà fastidio e di conseguenza diventa pericolosa. Ma anche perché? Perché Radio Gamma 5 non viene gestita dall'alto, da un gruppo di persone che dice bene. La nostra strategia commerciale, politica, industriale è questa, un famoso piano industriale. Allora stabiliamo che noi dobbiamo ottenere questo risultato, dicono chi pensa di ragionare dall'altro. Radio Gamma 5 non ha questo, nasce dal basso. Quante volte certi temi sono venuti fuori perché un ascoltatore è intervenuto, l'ha detto, l'ha portato alla conoscenza? Mai nessun ascoltatore appunto ha avuto questo filtro. E di conseguenza significa anche che è chiaro perché Radio Gamma 5 dà fastidio. Pensate anche ad esempio le forme di sostentamento, di reperimento fondi di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 fa iniziative che sono molto molto semplici. Fa un calendario mettendo le facce dei conduttori. Non va a spendere milioni per i fotografi o delle donne nude. Esatto, o mettere delle donne nude. Non ha mezzi di per venderli, eppure appunto fa questa cosa e hanno successo. Eppure la radio si finanzia anche così. Radio Gamma 5 cosa fa? Oltre ai calendari fa cene e pranzi. Ma quando mai, e soprattutto a questi pranzi non ci sono i comizi, non c'è l'uomo di turno, non c'è il politico, il RAS, il detentore del potere, non c'è il cappetto locale, non c'è il capo bastone che viene a parlare e a dire cosa si deve fare. Le persone vanno lì, si conoscono, dibattono, si conoscono, si scontrano, e vanno avanti. Eppure questo è uno degli strumenti con cui Radio Gamma 5 va avanti, cioè nel senso di creare anche il contatto. Se voi pensate a cosa vi propinano gli altri strumenti di comunicazione, sono della massima passività, cioè voi siete lì delle persone che devono essere riempite di consumatori. Se tutti quanti parlano, voi siete utente di qualcosa, voi siete consumatore di qualcosa, voi siete un consumatore. Quando mai Radio Gamma 5 ha parlato dei suoi ascoltatori come consumatori? È una cosa come oggetti. Esatto, cioè perché tu riesci a consumare tanto, sei una persona che ha potere. Quando mai noi abbiamo misurato la capacità nostra del fatto che voi consumiate qualcosa? Anzi, noi siamo... E questa radio è una tradizione, quelli che si occupano di alimentazione, ma non vi dicono no, il prodotto è migliore, dicono cercate di alimentarvi sapendo la vostra conoscenza, cercate di approfondire quali sono gli elementi che vanno bene nella vostra conoscenza. Certo, gli errori se ne commettono, ma mai questa radio ha detto noi siamo i detentori della verità, noi siamo qui a illuminarvi. Se voi vi ricordate, ho interrotto Francesco, sì, sì. Insomma, comunque riprenderà il discorso. Se voi ricordate Franco, le sue trasmissioni di Franco Carraro, no? A volte Franco si incazzava al punto tale che tremava i microfoni. Cioè, io ho assistito ad alcune incazzature di Franco e facevano tremare i microfoni. Ebbene, qualcuno poteva dire che Franco usava un linguaggio inappropriato, usava parole pesanti e tutto il resto, ma quell'atteggiamento che Franco ha usato, che bene o male viene usato sovente insomma dai vari speaker, è un atteggiamento di assoluto rispetto per l'interlocutore, cioè perché si considera l'interlocutore talmente importante quello che ha detto che incide sulle emozioni del conduttore e il conduttore reagisce, cioè è considerare la persona che ha detto delle cose che ci offendono, no? Che comunque importanti, cioè delle cose che hanno un loro valore. La persona che a fine trasmissione ogni tanto mi telefona per insultarmi sulla trasmissione che ho fatto, una donna,
comunque è importante, perché anche quella donna che telefona per insultarmi sui contenuti della trasmissione ritiene che comunque quello che ho detto è importante, e ci tiene, talmente importante quello che ho detto, che ci tiene a telefonarmi e a dirmi parolacce per quello che ho detto. Cioè, le cose importanti suscitano reazioni, e sia da parte dei conduttori sia da parte dei radioascoltatori. Le cose invece amorfe, neutre, che non hanno anima, che non hanno senso, non suscitano le emozioni. Per cui rifletteteci attentamente anche quanto è stato prezioso, per esempio, le incazzature di Franco, non tanto quello che Franco dice, ma l'atteggiamento psichico-emotivo che Franco vi ha regalato, che ha regalato pesantemente a questa radio. Cioè, tutto ciò che avviene è importante, non c'è una cosa che sia secondaria, una cosa che sia irrilevante. La musica di Alvise è importante per molte persone, per cui è comunque una cosa da considerare preziosa, anche se io non ascolterò Alvise perché non è il genere di musica che mi piace, però è importante per tante persone, per cui è giusto che noi ce lo ricordiamo queste cose. Sì, ecco, c'è anche appunto sul valore delle parole. Questa radio appunto è una radio che non va a ricercare le parole, che non le nasconde, che non adotta dizionari, che non adotta canovacci. Sappiamo che esistono appunto nei modi televisivi, esistono delle parole tabù o delle espressioni o dei modi di parlare che sono vietate. Questo è appunto perché esiste la cosiddetta logica del politicamente corretto, in cui certe tematiche, certi modi di dire non sono ammessi. Se voi pensate che questa radio ha avuto una multa di 4.000 euro, pagata tra l'altro, soltanto perché un ascoltatore ha associato il concetto di Dio all'animale più fedele dell'uomo, eppure qualcuno ha trovato da ridire e hanno dato 4.000 euro di multa a questa radio. Pagate tra l'altro, non condonate, non c'è stato nessun indulto, nessun beneficio, nessun condono fiscale. Stranamente in Italia si fanno i condoni, si fanno le amnistie, si fanno gli indulti, ma Radio Gamma 5 non ha mai potuto sfruttare di questo. Andreotti, per citare un politico molto molto caro a questa radio, molto affezionato dagli ascoltatori, si dice sì che lui ha fatto parte di, o è stato legato alla mafia, però a un certo punto ha smesso di fare il mafioso. Sì. E se il reato va in prescrizione, praticamente l'Andreotti è stato riconosciuto colpevole di attività mafiosa, però fino a un certo periodo, e guarda caso quel periodo per cui è stato colpevole cade in prescrizione, cioè viene riconosciuto che lui è un mafioso e chiunque può dargli del mafioso, ma non va in galera perché è passato troppo tempo dal periodo in cui Andreotti era un mafioso. Peccato che in quel momento ci fosse anche l'organizzazione di un tentativo di colpo di Stato. Ma sai, le indagini della polizia si sono fermate. Prendete Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 è su questa radio, su questa sede, da 30 anni. Eppure, per la legge, per la norma, questo non esiste nessun diritto. Il 22 di novembre Radio Gamma 5 è un occupante abusivo, dopo 30 anni che è qua, e dovrebbe essere messo in strada. Pensate a questo qua, cioè nel senso 30 anni in cui tutto il mondo, diciamo chiaramente, sa che in via Belzoni numero 9, Cadone, che Padova, c'è Radio Gamma 5. Possiamo dire a tutto il mondo, perché hanno ascoltato trasmissioni di Magia, Stregoneria e Paganesimo dalla Svezia e dalla Thailandia, sono sicuro, dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, mi ricordo questi quattro paesi che sono arrivati. Sì, ecco, allora di conseguenza tutto il mondo sa che Radio Gamma 5 è qua. Radio Gamma 5 è qui da 30 anni, migliaia di persone sono venute qua, sono passate, hanno partecipato all'assemblea, hanno trovato i conduttori, sono venuti a trovarci, e Radio Gamma 5 dopo 30 anni non ha nessun diritto, non esiste. Il 22 di novembre un ufficiale giudiziario può benissimo venire qua, e come lo farà, perché ricordiamoci che la concessione che noi abbiamo per rimanere in questa sede solo fino al 22 novembre, può arrivare l'ufficiale giudiziario e ci butta tranquillamente fuori. 30 anni cancellati da una semplice frase, eppure il diritto per Radio Gamma 5 non esiste. E questo qui è significativo, cioè nel senso che se fosse qualche altra realtà, qualche altro ambiente, tutti sarebbero mobilitati per garantire il diritto a rimanere in questa sede. Questa radio, nessun ente, nessun politico, nessuno
a parte gli ascoltatori, a parte chi conduce le trasmissioni, a parte chi è in Radio Gamma 5, ha interesse che questa radio mantenga e vada avanti. E questo è anche curioso, perché bastano certe volte, vedete, delle mobilitazioni su fatti insignificanti, su fatti marginali, mobilitazioni di politici, vedete un carosello di attualità pronte a intervenire, di contributi elargiti, eppure Radio Gamma 5 fa parte della storia del Veneto. Se vogliamo alimentarci del Veneto, in realtà la sua storia è più ampia. Bene, non esiste, non fa peso, non fa audience. E di conseguenza c'è appunto anche da riflettere, ma perché Radio Gamma 5 appunto non ha questa simpatia? Semplicemente perché chi ascolta e chi conduce ha soltanto l'interesse di dibattere di idee, e le cose più pericolose, più fastidiose, più antipatiche sono le idee, soprattutto quando si dice alle persone: guardate che voi siete responsabili. Una cosa che viene cancellata molto spesso nella nostra società è la responsabilità individuale. Noi, per chi ascolta questa trasmissione da 10 anni, sa che il tema della responsabilità è un tema su cui noi insistiamo moltissimo, su cui noi ribadiamo, su cui diciamo bisogna essere responsabili, siamo responsabili per le cose che potevamo dire. Una frase che piace appunto a Claudio, presa dal 13° guerriero, dice: siamo responsabili per le cose che abbiamo dette e per le cose che non abbiamo dette. Bene, noi come Radio Gamma 5 siamo abituati a dircele per tutte le cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, ma ciò non significa che rimpiangiamo le scelte, guardiamo comunque sempre avanti. Ecco, ed è, se comunque, se voi le prendete, il concetto di responsabilità è un concetto che, al di là delle posizioni, delle intenzioni, al di là dell'orientamento di singoli ascoltatori, tutta Radio Gamma 5, se potremmo dire, qual è un concetto che la radio ha veicolato, ha sostenuto, ha fatto propagare e ha ribadito fino all'ossessione. E ricordate che comunque è un concetto che non dovrebbe mai essere abbandonato, quello della responsabilità. Bene, e questo è un concetto che dà fastidio, perché le persone sono sempre educate o indirizzate dalla società, dalla cultura, dalla nostra politica a essere responsabili. Si dice alle persone: dammi il voto e poi saremo noi a pensare ad amministrare questo paese. Dacci la fiducia e noi faremo questo. Dacci qualcosa, delega qualcosa e noi faremo questo. Nel senso che voi non potete essere responsabili. Questa trasmissione, questa radio, ribadisce su questo. E da avere un veicolo come la radio che ribadisce alle persone il fatto della responsabilità, perché non si dice: beh, domani ci sono le elezioni, questo politico è più simpatico, è più in gamba, è più intelligente, andate a votarlo. No, potete anche andare a votare, tanto a noi non ce ne frega niente di cosa votate, però sappiate che se anche voi lo votate, voi avete una responsabilità che noi possiamo non condividere. Ma quando voi cominciate e noi cominciamo a dire siamo responsabili, ogni nostra azione diventa importante, e soprattutto su qualsiasi cosa, anche sulle cose che possono sembrare più sciocche, stiamo a capire qual è il meccanismo, qual è la ragione, cerchiamo di conoscere, e portare conoscenza è la cosa che sicuramente dà maggiormente fastidio a chi detiene il potere, perché il potere deve sempre dire: delegate, rinunciate, siamo noi che abbiamo le idee, voi dovete soltanto seguire. Di conseguenza non avete nessuno che corre in sostegno di Radio Gamma 5. Se qualcuno può sostenere questa radio, la può difendere, la può garantire, sono i conduttori, gli speaker e gli ascoltatori. Perciò questa radio ha 30 anni li ha fatti, io spero che arrivi al secolo, se non di più. Però ricordate che se domani, se dopo il 22 di novembre, vorrete sentire ancora Radio Gamma 5, se la sentirete è perché voi avete avuto il concetto di responsabilità. Al di là della simpatia, dell'antipatia, del disgusto, del gusto che avete per alcuni speaker, sappiate che appunto dipenderà da voi il fatto che la radio esista o non esista. Il problema di Radio Gamma 5 è che non ha nessun milionario all'interno di Radio Gamma 5, cioè non esiste nessun sponsor che abbia soldi, diciamo così, da investire in una cosa in cui praticamente non ha rientro. Però le cifre non sono assurde, cioè nel senso che non si parla di milioni di euro, e l'unica cosa che possiamo fare è che sta facendo Radio Gamma 5 è confidare nei propri radioascoltatori che, essendo in numero tanti, perché sono tanti i radioascoltatori di Radio Gamma 5,
mettendo insieme quello che è possibile mettere insieme, senza che nessuno si tolga ciò che gli serve e ciò che, cioè, chiaramente mettendo insieme cose in sovrappiù, si può arrivare a sanare la situazione o comunque a ovviare a quello ai problemi che ci sono in questo momento. Pertanto gamma 5 conta sulla massa, e gamma 5 contando sulla massa si gioca, diciamo così, la sua rappresentazione, il suo modo di essere nella società civile. Chiaramente, se qualcuno pensa che da Radio Gamma 5 gli speaker o Gamma 5 stessa abbia fatto delle cose che non sono inerenti, che non sono coerenti, che sono cattive, chiaramente costui non sosterrà mai Radio Gamma 5, anzi spererà che Radio Gamma 5 muoia. Se invece i radioascoltatori penseranno che Radio Gamma 5 ha dato loro qualcosa, ha fornito indicazioni, ha fornito passioni, ha riempito anche le loro giornate o comunque li ha fatti stare tranquilli anche, mentre erano anche sul posto di lavoro, mentre avevano altri problemi, bene, queste persone possono aiutare Radio Gamma 5, senza chiaramente, anche se non sono persone ricche, anche se non sono i Berlusconi o i Berluschini, anche se non sono necessarie le grandi cifre, perché la cifra che serve a Radio Gamma 5 si può tirar su proprio con un livello di solidarietà. E tutto sommato, questa solidarietà che interviene per aiutare Radio Gamma 5 è ciò che fa sentire Radio Gamma 5 parte di ogni radioascoltatore. Infatti, sarebbe comodo che una persona sola tirasse fuori tutti i soldi di cui c'è bisogno e risolvesse il problema. Però, in quel caso, tutta Radio Gamma 5 dovrebbe essere riconoscente a quell'unica persona. Dovrebbe aprire gli spazi a quella persona, dovrebbe quasi inchinarsi a quella persona, mentre invece se gli aiuti arrivano da tutti i radioascoltatori, Radio Gamma 5 ringrazia i radioascoltatori e l'unico impegno che ha è quello di migliorare se stessa, ogni speaker migliori se stessa, se stesso in funzione dei radioascoltatori. Pertanto un conto è che arriva il manager di turno, la persona di turno con un assegno che ti copre tutto, no? E il quale magari ti dice: no, guarda, non mi servono neanche questi soldi, tienili pure, devo riuscire, non so, a vendere il supermercato, sentite radioascoltatore, speaker, datemi una mano a vendere il supermercato. E cosa gli dici? Di no. Ti ha risolto il problema, ha firmato un assegno quella volta, gli dici di no. Non intervengo, non racconto quanto sia utile che qualcuno compri il suo supermercato, e allora si diventa dipendenti. Ma se i radioascoltatori nel loro insieme aiutano Radio Gamma 5 nelle condizioni per cui hanno ascoltato Radio Gamma 5, gli piace Radio Gamma 5, hanno sentito delle cose da Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 non è dipendente da una persona, i speaker potranno continuare a dire quello che hanno detto fino adesso, potranno far incazzare o far innamorare delle persone, potranno essere divertenti o rompipalle, ma saranno sempre loro stessi. E questo che è stato finora Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 continuerà ad esserlo. Sì, difatti una cosa che è importante e anche la costanza, soprattutto una cosa che per me è significativa, trasmetto appunto da 10 anni su Radio Gamma 5 e in tutto il tempo io non ho mai sentito ad esempio delle lamentele che sono fatte normalmente in ogni realtà: una volta era meglio, una volta si faceva meglio, adesso si fanno le cose male. Io non ho mai sentito né negli ascoltatori né di chi fa questa radio né di chi ci partecipa a dire: ma una volta Radio Gamma 5 era meglio, cioè nel senso che tutti quanti, anche le persone storiche di questa radio, quando c'è l'assemblea degli speaker dico: ma Radio Gamma 5 è sempre stata così. E allora significa che se è sempre stata così, e sicuramente gli ascoltatori sanno benissimo le traversie, gli scontri, gli schieramenti, le polemiche sono state, significa che è un modello, come si dice, come un modello, con una frase di un modello vincente, ma è un modello appunto di coerenza e di libertà.
E infatti il punto stesso che nessun ascoltatore rimpianga il passato. Sì, esiste il rimpianto per speaker che purtroppo non possono esserci, perché è giusto ricordare a un Flaco Carraro che noi non è più uno speaker di quelli attivi che è presente qui ogni giorno in radio. Esiste sì appunto questo ricordo verso persone che hanno fatto moltissimo, continuano a fare, che perché sono invecchiate, condizioni sotto non possono esserci. Però nessuno dice la radio una volta era meglio, adesso è peggio. Anzi, tutti quanti sono qui perché si mantenga questa qualità, si mantenga questo livello. E allora significa chiaramente che si è riuscito a trovare un filo conduttore, un filo di Arianna che si porta fuori da un labirinto. Bene, questo filo di Arianna, questo filo che si porta fuori dal labirinto, il 22 di novembre potrebbe essere spezzato. Poi ognuno non avrà più neanche l'Arianna che ti dà il gomitolo e ti manda nel labirinto. Questo appunto lo voglio usare proprio come simbolo, come manifestazione chiara. Logicamente poi dal labirinto quello che avviene dentro non avviene perché qualcuno te lo disse, ma perché hai la capacità di combattere. E noi stiamo combattendo contro un grande minotauro, visto che vogliamo fare l'esempio con la mitologia affine e cara a questa trasmissione. Noi dobbiamo combattere questo minotauro, certo, lo combattiamo, non possiamo delegarlo ad altri. Possiamo essere aiutati a ritrovare la strada per uscire. E d'altronde le onde di Radio Gamma 5 sono questo grande filo di Arianna che copre il Veneto, che arriva a molte orecchie e che sarà filo conduttore che conduce le persone che le segue. È un filo in cui le persone per ritrovarsi, per risentirsi, per ritrovarsi a casa, per trovare qualcosa che li affine, basta che accendono la radio e trovano sempre nelle 24 ore speaker, persone fisiche, non trovano professionisti pronti a parlarvi con una bella voce, a farvi delle trasmissioni ben confezionate, con qualcuno che gli scrive i testi. Quando uno speaker arriva qua, e qui appunto è la capacità di Radio Gamma 5, sono persone che non hanno avuto gli autori alle spalle, non hanno avuto un regista. Uno si deve arrangiare, deve far tutto. Deve fare appunto dal centralinista allo speaker al portinaio, e chi conosce questa radio lo sa benissimo. Questo significa chiaramente che anche gli ascoltatori sanno che ogni volta che accendono questa radio trovano di là una persona su cui possono contare. Il fatto stesso lo dimostra anche una cosa molto semplice, delle persone che sono abituate a questa radio Gamma 5, persone che sono lì, che ascoltano, e che non sono capaci di fare altro che chiamare, insultare, bestemmiare, offendere o dire andate a lavorare. E quante volte noi diciamo a queste persone tu cosa stai facendo? Non hai di meglio di dire questo. Significa che questa radio dà la possibilità di trovare un qualcosa in cui le persone si possono riconoscere, possono tirare fuori il loro meglio, il loro peggio, e lo possono dimostrare, lo possono far conoscere. E allora ricordate appunto che le onde di Radio Gamma 5 appunto sono onde che sono un filo di Arianna che coprono tutto, che ognuno può agganciare, che può seguire. Quante persone hanno la vita scandita da alcune trasmissioni o scandita dai ritmi di Radio Gamma 5? Quante persone, ad esempio, lo so, amano usare la radio sveglia e svegliarsi con Radio Gamma 5 che parla. Qualcuno mi diceva ogni tanto, questa mattina ho preso uno spavento perché ho sentito che Franco Carraro si è messo a urlare, ma mi sono svegliato preoccupato, ho detto cos'è successo. Ma questo è significativo, il che significa che il legame è ben più profondo, che queste radio, oltre a essere un impulso elettrico, sono anche un impulso alle emozioni, alle sentimenti delle persone. E allora ricordate che tutta questa storia, tutta questa energia, questo filo che vi conduce nella vita, perché quante persone sono passate sulle radio di Onda Gamma 5? Pensate, gente che è cresciuta, ha fatto figli. I figli sono venuti a trasmettere. Generazioni che hanno ascoltato, che si sono trasmessi come patrimonio culturale, perché Radio Gamma 5 è, oltre che un fenomeno sociologico, anche un fenomeno culturale. Quante persone sono trasmesse la cultura di Radio Gamma 5? Bene, il 22 di novembre questo potrebbe non esistere più. Potrebbe non esistere più non perché abbiamo avuto una disgrazia enorme, no, perché abbiamo soltanto avuto dei problemi che per altri sarebbero problemi piccoli. Pochi soldi, perché sono pochi soldi, logicamente nessuno di noi è ricco, però pochi soldi sarebbero insufficienti a mantenere questa realtà. Diciamo una cosetta, anche per precisare, noi come pagani politeisti non è che dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della diffusione del pensiero,
possiamo venire danneggiati in qualche modo, non solo perché è nata internet, ma perché è nata anche una rete territoriale di contatti e una rete di espressione di quello che è il paganesimo politeista, che nel giro di 3 giorni troviamo sistemi molto più complessi della radio con cui diffondere comunque il pensiero del paganesimo politeista. Non verremo danneggiati nell'attività della diffusione, della costruzione del paganesimo, della chiusura della radio. Però ci piange il cuore. Ci piange il cuore vedere morire nella società civile qualcosa che può servire alla società civile, che è prezioso per la società civile. Perché al di là della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e tutto quello che si è sviluppato in questi, io sono presente, torno a ripetere, da 10 anni, nella società civile si è espresso attraverso Radio Gamma 5 senza filtri. E effettivamente è questo che sta morendo, cioè rischia di morire questo tipo di spirito. E questo tipo di spirito, se può lasciare spazi a tante persone che non ci piacciono, lascia spazio anche a ciò che ci piace. Questo per me è importante. Il paganesimo politeista continuerà il suo sviluppo, continuerà i suoi cammini, continueremo i dibattiti, continueremo a sviluppare il crogiolo dello stregone, continueremo a parlare degli dèi, continueremo a definire il divino che ci sta attorno, continueremo a denunciare l'attività della Chiesa Cattolica, della pederastia, continueremo a denunciare quello che è il pensiero criminale di Cristo. Se oggi avessi dovuto fare una trasmissione, per esempio, parlando del paganesimo, avrei parlato di un articolo sul Venerdì di Repubblica, che la Bibbia finisce in tribunale, l'accusa è stata manipolata, e vi avrei detto anche i passi di manipolazione, come è stata manipolata, perché e perché probabilmente verrà condannata anche in processo. Ma non ho fatto questo tipo di trasmissione oggi perché i problemi della radio sono più importanti che non questi in questi momenti. Perché la radio è il mezzo con cui noi abbiamo espresso questi concetti. Poi questi concetti continueranno a scorrere in internet, verranno dibattuti, continueranno a girare nei gruppi di discussione e così via via all'infinito. Per qua tanto il problema della radio non è che danneggia i pagani. Certo, ci piange il cuore di aver parlato con le persone per 10 anni e non riuscire più a parlare con il fatto che le persone non avevano bisogno di esporsi per ascoltare quello che noi dicevamo. Il vicino di casa che scopre che il suo vicino ci ascoltava anche lui clandestinamente, certo, era una sorpresa, anche tu li ascolti, no? Certo, questo probabilmente, questo senso di appartenenza, questo senso di complicità, diciamo così, di ascoltare qualcosa di proibito, tenderà ad assopirsi. Però non è che ferma quello che noi facciamo, è tutto il mondo che si sta trasformando velocemente, per cui, e anche i vari speaker, tutto sommato, hanno le loro reti di rapporti sul territorio, le loro estensioni, per cui troveremo in ogni caso altri sistemi, ma ciò che muore è una parte della società civile, ed è questo che vi deve far riflettere. Cioè, è possibile che un aspetto della società civile, un aspetto che ha manifestato tutto ciò che si presentava, venga annullato per una questione di sfratto, per una questione di misurazione delle antenne, quando Radio Vaticana è responsabile di aver fatto ammalare di leucemia decine e decine di persone? Cioè, questa è la domanda che vi dovete porre. Cioè, siete disposti a finire di ascoltare questa radio solo perché gli mancano i 1.000, 2.000, 50.000 euro? Cioè, è chiaro che 50.000 euro io non sarei mai in grado di tirarli fuori, ma neanche un decimo di questo, ma neanche meno. Forse domani ho un colloquio di lavoro. Però siete disposti a veder morire questo? Quando 100 euro, 200 euro, 50 euro sono comunque dei contributi capaci di far andare avanti la radio, far andare avanti quello che voi avete ascoltato finora. E questo è un problema che vi dovete porre, perché è vero che la radio ha lanciato l'operazione prestito 1.000 euro,
ma non sono arrivati solo i 1000 euro, sono arrivati i 50 euro, i 20 euro, sono arrivati i 30 euro, sono arrivati i 100 euro, sono arrivati i 30 euro, cioè sono arrivate dalle persone ciò che le persone potevano fare. E se l'uno e che l'altro dei versamenti fatti sono altrettanto importanti. Sì, manda questo qua. Scusate, cosa? Vai. Radio Gamma 5 funziona in questo modo, no? Cioè nel senso che chi è anche in regia a volte deve accogliere delle persone, deve aspettare e sentire delle persone. E questo vi dà proprio la misura di ciò che è Radio Gamma 5, cioè non è la struttura con il segretario alla porta, non è la struttura, diciamo così, chiusa, riservata, assoluta, non è la struttura che può avere una Radio Capital oppure radio commerciali. E anche la musica che ascoltate su Radio Gamma 5 è spesso una musica che parla al cuore, no? Cioè nel senso che è la musica che piace ai vari speaker. Non trovate quasi mai, o spesso non lo trovate, le ultime canzoni, gli ultimi CD, il grande complesso alla moda appena uscito che sta sbancando il botteghino degli incassi, perché Radio Gamma 5, la musica che manda è una musica che parla al cuore, per cui ho parlato alle generazioni passate, sono canzoni che si sono tramandate, che magari portano dei ricordi delle persone, no? Ed è anche questa una caratteristica di Radio Gamma 5, cioè quella che tutto sommato non è il presente, l'attimo presente che esplode musicalmente, ma è la nostalgia, è il ricordo che le persone portano dentro di sé. E questo è una delle cose più importanti di Radio Gamma 5. Allora, siccome Francesco continua a parlare gli impegni che ci sono dall'altra parte, io ne approfitto e do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Bene, pronto? Ciao! Ciao, abbastanza bene, dai. Mi sento bene. Parliamo di radio? Parliamo di radio, sì, parliamo di sta radio. Sì, dall'80, dunque, quando che era Otello ancora, non so se ricordi Otello. Ne ho sentito parlare. Sì, Otello è stata trasmissione domenica sera, che faceva combattere e che mi ricordo che era come un magnete, oddio, arrivava domenica sera, naturalmente era franco, no, tutti i giorni, e Otello principalmente si sentiva. E ora, ma era da ridere, cioè te traeva come radio, da più, anche adesso, anzi di più, perché la Sega è evoluto, nel senso che se segue, diciamo, l'evoluzione di tutto, insomma, o altri, quando sai che si... Dieci anni fa, il prossimo giovedì compiamo 10 anni di trasmissioni radiofoniche. Perfetto, ci sentiamo. E dopo è stato anche un inizio, diciamo, anche per me. Nel senso che sentirevo altri popolarizzare, diciamo, a me scelta, no? La mia strada verso la vostra trasmissione, perché mi interessa portare avanti anche a me il mio percorso personale di paganesimo, capito? Se non altro per essere nato, diciamo, in un paesotto, nel senso che pagano deriva da pagus, se non altro per quello, anche se no. Se non partecipo così, che è un mio problema, però seguo, diciamo, non la lettera, però seguo le direttive civili, insomma, ecco, il comportamento della giornata, di vita, insomma. E dopo sono avanti, adesso torniamo in drivo, cominciavo sempre al pomeriggio, perché io dal franco al mattino non sentivo poco niente. E dopo sempre così, anche mia mamma le piaceva a Otello, anche a Franco, e sempre mettevo sotto i tusi, diremmo a radio, e
dunque 25 anni secchi, insomma, che sento la radio. Non ho mai telefonato, la prima volta che telefonai, diremmo più di una volta costantemente, o altri, insomma, ecco. Ho capito. Un altro programma. Dopo che ho telefonato anche a Ivano, ho telefonato anche altri o tre speaker, però diremmo metodicamente adesso con noi. Sì, sì, sì. Mi ha dato un bel indirizzo anche. Come bibliografia dei libri, insomma, ecco, delle letture e tutto quanto. Purtroppo il computer non so in grado, non sarei in grado neanche di mantenere. L'epoca questa praticamente che sta facendo la radio è l'epoca di passaggio, no? Passaggio, sì. Fra l'informazione diffusa sul territorio, no? Che è l'ultima delle vecchie gloriose radio anni 70, esatto. E l'inizio dell'epoca del computer, web, che, certo, dove le radio la fai anche sul computer, cioè se noi volessimo domani possiamo partire con una radio sul computer. Sì. Infatti questa trasmissione credo vada anche in diretta in questo momento sul web. Per cui non è che la radio non si fa, capisci? Però chiaramente la gente non può perdere il vecchio e il nuovo. Lo stesso, il vecchio è sempre importante. Io ho visto una piccola trasmissione televisiva, piccola per modo di dire, in cui il servizio dei piccioni viaggiatori lo hanno dovuto usare fino al 1946-47, perché i piccioni erano importanti nonostante la radio, nonostante la tecnologia. Cioè, era buio, cioè ne stava in tempo di guerra, praticamente radio non si sentiva, oppure c'era e usava per portare messaggi, sì, e anche messaggi non parlare, per cui c'è un'importanza anche dei modi di trasmettere, no? I modi di comunicare che non sono mai obsoleti, capisci? Esiste un nuovo che arriva in maniera pesante, in maniera prepotente, ma il vecchio non va eliminato, perché il vecchio deve integrarsi col nuovo e devono lavorare in simbiosi. Esatto, la storia se non altro è storia, nel senso che è il passaggio, diciamo, metodico tra lo speaker più vecchio, diciamo, al speaker giovane, che trasmette uno sia uno che l'altro, dopo c'è un passaggio naturalmente eterno, nel senso che speriamo che sia eterno. Sì, io mi ricordo, sono venuto qui in radio, no? Ho telefonato a Claudio Naresso, allora era il presidente, vabbè, mi ha detto, allora sabato vai a quest'ora in trasmissione, c'è Stefania, c'è una ragazza, Stefania, che ti insegna a usare la radio. Allora io sono arrivato, naturalmente non sapevo niente, mai visti, mai conosciuti, eccetera, mi presento e lei mi ha aiutato a fare la radio. Alla fine della, cioè, mi sono preso appunti, naturalmente sono i casini che ho fatto le prime trasmissioni, no? Mi sono preso tutto quanto, alla fine mi chiede, ma tu che trasmissione farai? Ho detto, magia stregoneria e paganesimo, si è messo le mani i capelli, scoppia la radio. In effetti, non lei che avesse tutti i torti, insomma, ecco. Stava un pugno sul stomaco per tanti trasmissioni. Sì, fu molto dura, sì. Però secondo me, al di là del... se è piaciuta o non è piaciuta, le persone hanno imparato che si possono dire anche delle cose che, cioè, non c'è una cosa che non si possa dire, basta dirla in un certo modo, in un certo, ecco, modo, esatto, sì. che accresce la cultura della gente, che verse la mente, capito? Certo. Sta attento, Francesco quando l'hai conosciuto? Francesco l'ho conosciuto circa un anno prima, fu una storia un po' più complessa, sì. Io stampavo i libri, quelli che senti in presentazione, no? E in particolare Il Sentiero d'Oro, e ne avevo stampati a mano due copie, me ne restava una, e ho dovuto fare a Barbacci di Cicocco a chi lo mandavo. Avevo un indirizzo di Francesco dell'istituto, e quello a Barbacci di Cicocco lo mandò a Francesco, insomma, dopodiché mi contattarono quasi immediatamente. Cioè loro ebbero un percorso, Francesco e i suoi amici ebbero un percorso che praticamente si è integrato col mio, ecco, alcuni di loro, tutto là. Sì, ma sento che sia fiatati tutti loro, insomma. Beh, diciamo che abbiamo tutte le cose in comune abbastanza forti, sì, pur nelle diversità che abbiamo, insomma, ma non importa le diversità, bisogna che sia. Sì, ma infatti, no, ma è un arricchimento reciproco, capisci? Non è la diversità che divide,
è proprio tutti gli interessi che unificano. Bisogna prendere il buono, diciamo, da tutto e integrarlo dentro le nostre coscienze. Anche perché questo, tutto sommato, è diventato la caratteristica un po' della federazione pagana, no? Cioè, ognuno è diverso e tutti camminano assieme in una via, capisci? Ecco, appunto, con la vostra trasmissione, le prime trasmissioni le sentivo saltuariamente, dopo anni lo sentivo, diciamo che in 10 anni qua, se stai gli ultimi 4 anni, ma non telefonavo mai, naturalmente, perché le prime volte non mi sognavo neanche a lasciare il telefono. Che è sempre come si dice, la sindrome, no? La radio, no? Le telefonare in radio, certo. Telefonare in questa radio è come telefonare in un'altra casa, grosso modo. Dopo magari, come in tutte le cose, ti mandano magari a quel paese perché qualcuno offende, oppure perché non è in sintonia, o perché mi sono stufato di dirti le stesse cose, eccetera. Però è come telefonare a casa, insomma. Va bene, dai, va. La prossima volta ti dirò di alcuni libri che... Va bene, dai, ne parleremo la prossima volta, okay. Sì. Ciao. Senz'altro, ciao. Pronto, Radio Gamma? Pronto, ciao Claudio, ciao. E Francesco, sono Leo di Mari Farisei qua da Bassano. Sì. Niente, sì, un po' dire che la mia è su radio, che mi... Cioè, anni che ascolto anche con la mia paga, l'ascoltavo, allora mi sono abituato anche a me ascoltarla. Anche la tua trasmissione, all'inizio non ero, cioè, avendo avuto, cresciuto un certo, una certa cultura, diciamo, cattolica, che se è meglio di me come chiese, non, sì, le prime volte che ti ascoltavo non provavo, cioè, non mi pareva, sentivo, ma cosa dice questo qua? Dopo man mano che ti ascoltavo, che aprivo un po' gli occhi e vedevo, insomma, mi accorgevo anche a me, insomma, vi ringrazio anche per le vostre trasmissioni, che magari aiutano anche a capire certe cose che prima non sapevo, oppure che non volevo proprio sapere, insomma. Cioè, questo anche il potere del Radio Gamma, che apre gli occhi su certe cose che tutti noi, insomma, siamo stati abituati a venire su con una certa mentalità. E questo è il bene, insomma, del Radio Gamma. Dopo, prima ti dicevi anche di Radio Maria, Radio Vaticana, che butta fuori di tanti che va, che ha creato, che sia una radio killer, perché secondo me perché non glielo dice su... No, ci sono processi in corso adesso, appunto, stanno valutando i danni. Anche che faceva vedere anche su Striscia, che dopo tra l'altro non ha più parlato, perché chissà... No, ma stanno andando avanti. L'ultima sentenza c'è stata la Cassazione, che ha detto che non c'entra niente che sia del Vaticano. Sì. I danni che ha fatto in Italia deve pagarli, punto e basta, ha detto. Cioè, no. Appunto. Allora mi veniva in mente una cosa, ho fatto un po' un ragionamento, guarda, c'è anche adesso Radio Gamma, dovrà pagare una multa all'ARPA, che l'ARPA è lo Stato, i soldi andranno sulle casse dello Stato, che a sua volta le casse dello Stato va a aiutare il Vaticano, e quindi Radio Vaticano. Siete capito? Sono altre vittime che andiamo ad armare i nostri carnetti. Purtroppo... Dai, ho fatto un po'. Sì. Veramente siamo al massimo del no, quasi è da farci una risata, in effetti. Sì, veramente, però, cioè, anche noi dobbiamo mettere più attenzione nelle cose, capisci? Sì, cioè, il mondo cambia e noi dovremmo essere al passo dei cambiamenti. Qualche volta non siamo stati, no. Però bisogna fare il proprio meglio, no? Cioè, se quella volta non fummo pronti, dobbiamo parare il problema che si è creato ed essere pronti la prossima volta, capisci? Ed agire prima, e sono tutti insegnamenti che la vita ti dà, questi, E appunto, guarda, appunto, cioè, veramente sono stato, pensavo, guarda, cioè, noi vittime andiamo ad allineare sti carnetti, diciamo. Beh, sai. Va bene, dai, ciao. Grazie a tutto, comunque non stiamo per essere algo, che comunque la radio vivrà, che anche se a sala vivrà lo stesso, comunque, perché... Non chiuderà la radio. Non chiuderà. Secondo me non chiuderà, no, però... Il mio è un augurio e un auspicio, dopo dipende dai radioascoltatori, naturalmente. Ok, questo. Dai. Ciao, ti ringrazio. Ciao. E non è che gli speaker non abbiano fatto pesantemente la loro parte per non reggere questa radio. Cioè, domenica quello che avevo visto qui in sala è stato qualcosa veramente di importante. C'è un'altra cosetta ancora che volevo dire, comunque.
perché è vero che gli speaker lavorano gratis e hanno dato gratuitamente molte cose ai radioascoltatori, però io parlo per la mia esperienza. Quando io sono arrivato qui in radio avevo scritto alcune cose, ma la radio mi ha costretto a scrivere decine e decine di altre cose. La radio mi ha costretto a lavorare sempre meglio e a spiegarmi sempre meglio. Penso di aver trasformato molte cose. Vediamo, ti pronto? Ciao Pagni. Dico, mi vedo dal mio punto di vista e secondo me o la radio diventa una radio a pagamento che uno si fa a tessera, oh, dai, lasciamo perdere questa roba qua, dai, ti prego. Il problema della radio è quello che è una radio del territorio, capisco. Sono anche a me che chiese soluzioni per tirare su schiei e altre cose, però se niente che cavemo via l'anima, l'essenza della radio, che è qui ad essere esposta verso l'esterno, questa radio perde, capisci? Ma mi sono perfettamente d'accordo. Ma io ti faccio un discorso antico che ha scritto il Crogiolo dello Stregone, no? Allora, è una persona in divenire, come tutto in divenire, gara a fare dei passi evolutivi. Perché sì, non puoi dire mi sono legato a una tradizione quando che a livello astrale che sei di processi che va oltre. Sì, ma tieni sennò viene esclusa automaticamente. Ma tieni presente che tutti quei processi astrali in realtà sono fuori ma anche dentro di noi, capisci? Quando ci rivolgiamo alle persone, alle passioni delle persone, il problema grosso è che venga a copare quelli che sono gli stimoli psichici delle persone. E ti copi quando ti vede delle regole, capito? E mi sinceramente preferisco una radio così che non una radio folle, perché in effetti il comportamento di questa radio dal punto di vista della società, no? Dal punto di vista di quel che è i settori commerciali, i settori industriali, è un comportamento che è abbastanza folle, capito? Sì, cioè, però è il suo merito, è ciò che la rende preziosa. Di fronte a quello che c'è in commercio, chiaramente si distingue perché come minimo è diversa. E questo bisogna dargliene atto. Però siccome che ogni volta bisogna fare valutazione del momento storico, in questo momento storico, mentre 15 o 20 anni fa una roba del genere aveva anche un senso, quando forse dei conflitti che c'è ormai a livello economico, esistenziale, guarda, i media di diffusione, si cavalca oppure i via soppressi. Guarda che molto probabilmente è proprio questa follia fatta in questo modo e questa esposizione di speaker e di ascoltatori che è l'unica cosa che può reggere tutti i cambiamenti possibili. E lo so che davanti ai nostri occhi c'è un buio, no? Cioè, se niente non mettiamo a posto tutte le robe che conosciamo, non sapremo cosa sarà il futuro. Io lo so questo e conosco anche le perplessità delle persone, ma in realtà questa, chiamiamola follia, dai, ormai comincia a usare questo termine, di radiogamma, la rende duttile e pronta ad affrontare qualunque futuro, perché i problemi che c'è adesso, questi problemi che ci sono, li sta affrontando col cuore, non sta affrontando con la testa che avrei dovuto essere, capisci? Magari avendo avuto testa un giorno, oggi questo problema non ci sarebbe, però la nostra follia ci ha portato anche a non aver avuto testa in quel giorno. Allora cosa facciamo? Rimpiangiamo? No, affrontiamo la vita, no? Sì, ma no, nessun problema, sai che quando uno si innamora a volte cosa devi fare, è così, sai, siamo pazzi, vedete che ha testa che ha cuore, va bene, dai, monte, saluto, ciao. Esistono sempre queste cose nella vita e nell'umana esistenza, e se noi queste cose le ignoriamo, se noi di queste cose non vogliamo sapere che ci siano, chiaramente possiamo fare una cosa e anche l'altra. Pronto? Gamma 5? Sì. Buongiorno, io ho due o tre problemini che faccio velocemente. Prima di tutto volevo capire quale conto corrente, parla Flavio. Sì, Flavio. Sì, sì. A quale conto corrente bisogna mandare il contributo? Sì. Oppure l'indirizzo. Ma allora, io sto ascoltando, sono un ascoltatore occasionale, sono un ammiratore anche del vostro stile, però quando voi dite che avete bisogno di questi soldi dovete continuamente dire il conto corrente e l'indirizzo. Ok. Perché
gli occasionali, sì, stavo in effetti guardando qui in radio dove erano gli indirizzi dei vari persone che raccolgono e non l'ho trovato e non l'ho visto. Io sono uno speaker. Quello, aspetti, quel simpatico signore che parla politeista. Sì. Bravo, Dio la benedica. Che dice, chiaro e tondo, è chiesa cattolica. Vabbè. Esatto. Violentatori di bambini, porca puttana vacca. Lei l'ha detto anche la segretaria radicale, la nuova segretaria radicale l'altra sera alla RAI. Va bene. Allora, questa informazione volevo... Sì, vi do il numero di conto corrente e chi è intestato, che è l'unico che ho sotto mano, non ho l'elenco purtroppo di chi raccoglie i soldi delle persone, comunque... Per che è anche difficile magari... Certo, glielo do immediatamente, metto sul telefono e glielo do, va bene? No, volevo poi chiedere un'altra informazione, sì? Volevo entrare in contatto con Francesco, quel gentile signore che si occupa degli abbonamenti della RAI. Ah, storia, no, questo non glielo posso dare perché non ho qui, aspetta, no, eccolo qua, forse è il Clirt, sì? Se è il Clirt, allora c'è un numero di telefono qui in radio. Mi fa lo spelling della parola che non lo conosco. CLIRT. CLIRT. Allora, qui c'è un tabella che dice presente in sala radio da martedì 3.10.06 dalle 15 alle 19. Il telefono, che è di Marostica, sì. È 0424 sì. 77 sì. 385. E sotto ci sono degli orari. Sì. Lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. E sabato dalle 9 alle 12. Mi scusi, mi ripete il suo nome perché lei non lo dice mai il suo nome. Io, Claudio Simeoni, non lo dico mai. Va bene. Il suo Dio la benedica. Ok, arrivederci. Continui. Grazie, arrivederci. Saluti, salve. No, in effetti è vero, prima di prendere la sua prossima telefonata, do il numero di conto corrente di Radio Gamma 5. Allora, per chi volesse versare, va intestato a Cooperativa Gamma 5, SC, Cooperativa Gamma 5. Il numero di conto corrente è 25 38 64 59. Vi ripeto il numero di conto corrente 25 38 64 59. Ancora vi ripeto il numero di conto corrente un'altra volta 25 38 64 59. Intestato a Cooperativa Gamma 5. E adesso c'è il Vise che sicuramente dopo di me, che sicuramente ha gli indirizzi delle persone a cui potete fare dei versamenti, e sicuramente il Vise dopo vi leggerà gli indirizzi, i numeri di telefono delle persone a cui potete rivolgervi per i versamenti. Proviamo ancora l'altra telefonata. Pronto? Sì, in effetti, vedi, noi lavoriamo e ci organizziamo il lavoro proprio per essere presenti a Radio Gamma. Pronto? Volevo un'informazione. I versamenti, tu li accetti anche da quei magliari di monoteisti o solo da quelli come te? No, noi li accettiamo da... Noi i versamenti li accettiamo da tutti, perché questa radio non è fatta solo da pagani, è fatta da tutte quelle persone che hanno anche idee diverse e contrapposte alle mie. Se voi ascoltate Radio Gamma 5 non è che troverete molte persone che sono in sintonia con le mie idee, ma non sono importanti che siano o non siano in sintonia, l'importante è che le idee girino. Pronto? Dimmi. Mentre che sono... No, ciao, non c'è Elvis ancora. Pronto? Sì? Marco, una domanda se ti interessa. Una figlia di un mio amico si è laureata in archeologia a Venezia sti giorni. Sì? E ha fatto la tesi di laurea
sui reperti archeologici che sono stati trovati a San Pietro di Rosaga risalgono a 2000 anni sicuramente prima di Cristo, sì, e che riguardano reperti archeologici usati durante riti, sì, non so se erano pagani, insomma, eh? Fanno parte della cultura, sì, fanno parte della cultura locale, sì. Ecco, siccome glielo ho chiesto gentilmente se me la fa avere, per caso sei interessato, ti faccio una cosa? Se tutto il materiale che io riesco a avere mi rende felice, però non vorrei disturbare, ecco. No, se riesco, c'è una copia in più, ma grazie, la tengo a te o a Francesco. Ok. Voglio anche leggere, però sentire cosa ho fatto, se la trovo una cosa che mi può interessare, allora al limite vi preparo qualcosa. Ok. Grazie, buona giornata. Ciao. Allora, ultimissima telefonata, mezzo minuto. Pronto? Sì, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. E quello che ha detto Marco adesso mi piace molto, perché sono stato anch'io l'anno scorso, due anni fa, mi pare che c'era anche Francesco lì a Rosario, parlavano proprio dell'età pre-cristiana lì a San Pietro di Rosà, sì, che era il centro storico di Rosà, però lì proprio i signori che hanno la bugia ebraica hanno rubato tutto, io lo dico proprio spassionatamente da rosatese, avete rubato tutto, caro Mascarà, okay. Okay. E hanno coperto addirittura tutto, qui mi trovo subito dopo Marostica, e riesce a coprire voi altri Maria Radio, perché è il miracolo in tasca. Grazie. Ciao, grazie. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo, che oggi è stata dedicata essenzialmente alla radio e a sollecitare quelli che sono stati contributi alla radio, naturalmente non prendo più telefonate, e vi ricordo che questa radio è grande proprio perché ha tanti speaker che vi parlano, ed è la sua grandezza e la sua forza, per cui rifletteteci sempre davanti a questo. Ciao a tutti, mando immediatamente il comunicato del presidente e poi lascerò i microfoni a Alvise. Ciao.